Supreme di Flaviker nasce con l'obiettivo di fare del marmo un materiale di tendenza, un materiale che può essere utilizzato insieme a tutti gli altri materiali presenti all'interno del catalogo Flaviker in maniera del tutto nuova e contemporanea. Il marmo tradizionale ci porta a pensare all'effetto levigato, all'effetto extra lucido. Se andiamo invece ad osservare le superfici della collezione Supreme, troveremo che la serie si articola in due differenti tipi di finitura. Da una parte la superficie naturale, che richiama l'effetto delle lastre non ancora lavorate, quindi non riflettente, molto morbida, e una superficie che abbiamo definito anticata, che vuole riprodurre come materiale contemporaneo un effetto molto simile a quello delle lastre antiche di marmo che si trovano presso quegli edifici storici che hanno subito l'effetto del calpestio e quindi hanno quella particolare sensazione traslucida. Una struttura molto realistica che presenta piccoli avvallamenti, venature a rilievo, una struttura che valorizza e rende molto interessante, molto ricco il progetto. Partendo dal 60x120 rettificato, il formato principe della serie, da cui vengono ricavati anche tutta una serie di mix di formati, come ad esempio il Mix Floor, che già conosciamo all'interno della gamma Backstage, oppure un Mix Size da usare soprattutto a parete, dove listoni molto slanciati, quindi listoni che non fanno tradizionalmente parte del mondo dei marmi, vengono proposti in combinazione, ma insieme alla combinazione di formati c'è anche una combinazione di superfici. Diciamo che in questo caso tutti i marmi che vi presentiamo sono il frutto di una ricerca che prende come riferimento delle varietà realmente che esistono realmente in natura, ma dove il lavoro dei tecnici di laboratorio è andato a fare una grossa personalizzazione per rendere il materiale del tutto esclusivo. Silver Dream richiama la venatura del bardiglio imperiale, è un marmo tradizionale che in natura avrebbe una colorazione grigia tendente all'azzurro, che probabilmente in questo momento non è così tanto ricercata, ma abbiamo voluto mantenere la bellezza di questa venatura, creando però un tono di colore grigio più caldo e più contemporaneo. E poi, andando a vedere quello che è il movimento che si crea con diverse lastre miscelate, questo indipendentemente del formato, andiamo a vedere un'altra caratteristica molto importante, cioè l'incrocio che si viene a creare di venature che non vanno tutte nello stesso verso, quasi come se noi avessimo preso il materiale da blocchi di marmo differenti. Passando invece a un grande classico che però risulta anche sempre molto amato dall'architettura moderna, ecco Royal Statuario, quindi parliamo ovviamente del richiamo al marmo di Carrara, a uno dei marmi più pregiati e più puri, che in questo caso dà questa luce, questa luminosità al progetto e può essere utilizzato anche in combinazione con Silver Dream o con altri materiali Flaviker. Veniamo a quelle che sono le tre colorazioni un pochettino più calde all'interno del progetto, partendo da questo Exotic Brown. L'Exotic Brown sicuramente risulta all'interno della gamma Supreme l'elemento di marmo più decorativo, ha una complessità grafica che richiama la varietà di marmo che è comunemente conosciuta come marmo frappuccino, un marmo indiano che è stato utilizzato ultimamente anche in diverse progettazioni diciamo di richiamo, e quindi abbiamo pensato anche a un qualche cosa che potesse risultare molto d'impatto e che immediatamente ci facesse pensare a questa serie. Ma venendo a una tonalità invece di colore più intermedia, ecco il nostro Onyx Prestige. Molto interessante qui è notare come, prendendo diverse lastre di onice e andando anche in alcuni casi a ingrandire le proporzioni di alcuni particolari di cristallizzazione, la ricchezza grafica di queste lastre è stata combinata anche a una ricercatezza nella scelta del tono colore. Non dimentichiamo che gli onici realmente che troviamo in natura spesso e volentieri hanno delle colorazioni che tendono al verde oppure al giallo oppure al rosa, e che in alcuni casi diventano
forse un po' eccessive. Qui abbiamo invece ricreato una base di colore più di beige tortora, quindi molto contemporanea, che ci permette di lavorare molto bene anche questo materiale in combinazione con altri. Concludiamo la carrellata dei marmi Supreme con il Golden Calacatta. Non a caso Golden Calacatta, perché Calacatta oro identifica una delle varietà del marmo Calacatta, che ha questa venatura di colore appunto più caldo, più dorata. È comunque un marmo che apprezzato anche proprio per la sua preziosità. E mi riallaccio all'ultimo marmo che vi ho presentato, Golden Calacatta, per farvi vedere proprio quel concetto di crossover che ci permette di proporre non solamente la serie Supreme, ma di vendere l'intero pacchetto Flaviker, cioè la combinazione che dà appunto risultati decisamente molto interessanti tra i vari materiali, come in questo caso di Golden Calacatta Supreme con Dakota naturale. È un argomento su cui abbiamo impostato molto anche il catalogo di serie, che vi permetterà di scoprire, di vedere anche abbinamenti all'interno della parete o tra parete e rivestimento, non soltanto con questo tipo di materiale, quindi il legno, ma anche con i materiali effetto cemento. Ed eccolo l'effetto cemento che conosciamo molto bene, si tratta di Backstage, in questo caso Backstage nel colore tan, che viene abbinato e proposto con questa lastra di Exotic Brown, quindi sicuramente un tipo di abbinamento a cui siamo meno abituati, più sorprendente, ma che ci fa pensare proprio, come dicevamo all'inizio, al marmo come un materiale per l'architettura, un materiale assolutamente moderno e contemporaneo. Proprio per creare questa maggiore sinergia all'interno della gamma come elementi di decorazione, troverete anche proprio dei listelli lunghi 120 che sono stati tagliati dal materiale Backstage o dal materiale Dakota, proprio per avere una maggiore corrispondenza di questi abbinamenti che si possono creare. Il pannello enfatizza anche un altro concetto, cioè la fattibilità di questi accostamenti, che è data naturalmente anche dal fatto di avere gli stessi formati in tutte e due le gambe, formati rettificati tutti monocalibro e avere gli stessi spessori. La logica di progettazione del crossover dei materiali ci ha portato, durante la ricerca di questo progetto Supreme, alla creazione di due articoli particolari e molto interessanti. Frame da una parte, che diciamo richiama e recupera proprio questo gioco di abbinamento, di accostamento tra la superficie cemento tipica della collezione Backstage e il marmo statuario. Da questa parte invece abbiamo Stripes, che per la sua particolarità, e qui vi rimando anche alle pagine del catalogo di serie, ci permette anche di utilizzare questo prodotto creando ben tre diversi schemi di posa, e va a recuperare il gioco di accostamento che abbiamo visto prima in parete tra legno, quindi in questo caso Dakota naturale, e marmo Golden Calacatta. La collezione Supreme è innovativa anche parlando di tecnologia. Infatti all'interno della gamma sono presenti questi speciali fondi Fusion realizzati secondo questo nuovo materiale esclusivo, il Wool and Porcelain. Per quello che sono le specifiche tecniche, vi rimando alla visione del filmato tutorial dedicato a Wool and Porcelain Flaviker. Vi vado ad illustrare come si può utilizzare questo particolare pacchetto Fusion. Si tratta, come dicevo, di lastre in Wool and Porcelain 60x120, ma anche 30x120 e anche 30x60, quindi tre diversi formati per poter utilizzare a rivestimento un elemento decorativo venduto a metro quadro. Due sono le versioni di colore, una versione hot e una versione cold, che vanno a miscelare in maniera creativa e scomposta, del tutto random, le diverse varietà di marmo. Quindi per andare a ricreare delle superfici posate e impreziosire ulteriormente questo gioco di volumi e geometrie, è stato pensato anche un elemento decorativo 30x120 impreziosito appunto da queste bande di smalto metallizzato ad effetto glitter in un'unica colorazione rame,
che si sposa bene sia con la versione calda che con la versione più fredda. Parliamo velocemente anche della destinazione d'uso del progetto Supreme. Sicuramente partiamo dal pavimento, ma non solo, andiamo anche a utilizzare in maniera creativa il marmo per la progettazione degli ambienti bagno e più in generale del rivestimento. Questo è il motivo per cui troviamo delle soluzioni decorative anche nuove d'impatto con l'uso del colore, delle stampe effetto fotografico, come ad esempio nel caso del decoro Magnolia. Il decoro Magnolia riprende la scomposizione del mix size, quindi negli stessi formati propone quest'idea di floreale che può essere anche acquistata a pezzo intero, quindi 60x120. Il corrispettivo si chiama invece Sublime, ripropone l'idea di un fiore di pesco sul fondo invece Golden Calacatta. Ricordiamo anche, per rafforzare l'idea appunto di combinazione tra materiali, anche la disponibilità per tutte e cinque le varietà di marmo dei mosaici Hexagon. La forma esagonale, che oggi è particolarmente di richiamo, è particolarmente di tendenza, che nella stessa dimensione abbiamo proposto e proponiamo sulla gamma Backstage, oggi ritroviamo anche qui sui marmi, proprio per creare questa combinazione, questo fusion, questo mix, che può essere anche rafforzato anche dall'inserimento di tozzetti esagonali decorati, gli stessi che trovate all'interno del catalogo Backstage, perché hanno la stessa dimensione. Detto questo, concludiamo sottolineando che con anche un elemento di ad effetto più metallico, quindi con questi speciali listoni rame o nickel, abbiamo coperto un'intera gamma di materiali, ricordando che gli stelli, come dicevamo, sono disponibili anche partendo dai fondi Dakota e dai fondi Backstage. Un progetto quindi che si completa e che offre spunti all'interno del catalogo anche per realizzazioni creative in spazi non tradizionalmente dell'ambiente bagno o dell'ambiente domestico. Troverete delle particolari realizzazioni effetto patchwork di materiali, ad esempio proposte in quello che potrebbe essere l'ambito di un negozio, di una boutique, oppure in un contesto alberghiero, di locale, di rappresentanza.